Ben ritrovati amici italiani con un nuovo video. Siamo ritornati in Armeria Gamba a Lugagnano per delle belle novità. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo dell'ultima versione della M9, quindi l'ultima versione delle 98, delle famose 98. Questa è in particolare l'M9 A3, quindi l'ultima versione della casa Beretta. Della famosa 92. È un'arma in 9x21, per adesso c'è disponibile solo in questo calibro, e è una rivisitazione del modello 98A1, quindi quello che abbiamo qui davanti. Partiamo con le differenze principali rispetto alle altre 98. Abbiamo innanzitutto una canna più lunga rispetto ai modelli precedenti e dotata di volata filettata, quindi con una ghiera coprifiletto. Probabilmente per montarci comunque soppressore di suono o altri sistemi di smorzamento del rinculo come rompifiamma o compensatori. Poi possiamo vedere un nuovo disegno della Sicura che ricalca un po' il modello della PX4, quindi un po' ruotato verso l'alto in modo che siano scongiurati degli inserimenti accidentali nel riarmo, nello scarrellamento, cosa che è molto difficile, però è stato fatto proprio per questo motivo. Abbiamo delle mire al trizio, quindi con inserti al trizio, che provo a farvi vedere se riesco forse a farvi vedere, che sono regolabili. Quindi in metallo e regolabili. Come avete visto, la colorazione è un color sabbia, quindi un colore che va molto in questo periodo. Finito in Kerakot, quindi ovviamente non è brunito, ma è una vernice, che sta molto bene, con un contrasto tra fusto e carrello. Abbiamo un nuovo disegno sia del fusto, quindi la parte posteriore dell'impugnatura ora è dritta. Come potete vedere da questa 98 che abbiamo qui, nei modelli precedenti, a questa era tonda. E oltretutto, una cosa che si nota subito nell'impugnarla, lo spessore dell'impugnatura stessa è sensibilmente stato diminuito. Potete vedere, forse riuscite a vederlo, è veramente stato ridotto. E vi metto in parte anche questa, e magari non si vede bene. Non si riesce a capirlo bene dalle immagini, dal video, ma vi assicuro che quando si impugna si capisce subito che è un'altra pistola, almeno per quanto riguarda il fusto. La prima sensazione è quella di avere un'altra pistola in mano. Vedete che c'è anche un nuovo disegno della zigrinatura della parte posteriore, che è molto comoda al tatto. Abbiamo un nuovo disegno anche del ponticello, della parte anteriore del ponticello, che è sì di tipo squadrato invece che il modello tondo che abbiamo qui, ma non ha più le zigrinature sulla parte frontale. E come ultima,
novità sul fusto, abbiamo un nuovo disegno della slitta Picatinny, del dust cover, quindi molto più sottile, molto più ben definito e secondo me molto più filante, quindi dà un'altra immagine alla pistola, da un altro aspetto, forse direi molto moderno all'arma. Abbiamo, come ho già detto, delle nuove impugnature, quindi delle nuove guancette. Abbiamo uno sgancio del caricatore molto più grande, più comodo, zigrinato, di forma quadrata, e devo dire che si sente veramente la differenza rispetto ai modelli precedenti. I caricatori sono in acciaio inox da 15 colpi e sono tre che trovate nella confezione. Ve la faccio guardare ancora un attimo. Intanto vediamo la dotazione, che comprende una bella valigetta in ABS con all'interno il lucchetto della Beretta, ovviamente marcato Beretta, e un'impugnatura per mani un po' più grandi che riprende il disegno della precedente versione, quindi tondo e un pochino più largo. Sono guancette avvolgenti che danno all'arma una sensazione di, per chi è abituato con la vecchia versione, danno la stessa situazione rispetto a prima. Ovviamente sempre in colore sabbia, color tan. Vi faccio vedere un attimo la dotazione all'interno, vi porgo a favore di camera la valigetta. Che completa il kit della nuova Beretta M9A3. Sono belle anche le rullature sul carrello e sul fusto, sono veramente fatte bene. Non credo che riuscite a vederle, ma proviamo con un po' di zoom. Sono veramente fatte bene sia sul lato sinistro che sul lato destro, e l'M9A3 è prodotta in America, quindi la rullatura è made in USA. Ve la faccio vedere un attimino, una cosa veloce, smontata. Che non ha novità rispetto ai modelli precedenti. È comunque un sistema super collaudato. La richiudiamo. Ovviamente il check di sicurezza l'avevamo fatto prima di prendere in mano l'arma. Lo scatolo mi è sembrato molto diverso rispetto ad altre versioni della 92. È comunque una buona doppiazione e una singola azione molto buona. Sicuramente ha un aggiustamento dello scatto per quanto riguarda il reset, non è o non sembra quello della 98.
Come ultima informazione vi do una bella, secondo me, notizia, che l'arma è classificata ad uso sportivo, quindi sicuramente ha una marcia in più rispetto ad altre 98. E per chi se l'è chiesto, costa 1600 euro. Vi rimando al sito nel link nella descrizione dell'Armeria Gamba. Io vi saluto e vi ringrazio. Ciao!